la via prenestina e la via latina, quindi la via rabbiana, tuscolana, via latina. Questo è il grande sarcofago di Porfido, appunto, che fu ritrovato intorno al XII secolo, era ancora all'interno del mausoleo. Da lì fu portato via, fu restaurato e portato prima nella Basilica di San Giovanni in Laterano, dove ospitò il corpo di un Papa che era ospitò le spoglie di un Papa prima di essere poi portato definitivamente in Vaticano. Adesso in Vaticano questo sarcofago è in una sala che si chiama A Croce ed è una delle sale più importanti dei musei vaticani. Ecco, questa è la prima mostra che abbiamo fatto nel 1993 all'interno del museo. Questo fu un fatto eclatante, perché già all'epoca, insieme ad un gruppo, questa dicevo la mostra del 93 che io feci insieme con appunto dei compagni volontari che mi dettero una grossa mano, anche perché anche loro erano affascinati da questo monumento. Ecco, questo è come si presentava all'inaugurazione. Facevo un grosso lavoro, illuminammo tutto il cortile, illuminammo l'interno del mausoleo, e infatti si vede una foto molto suggestiva, e questo è l'interno della chiesa del 600. Vi permetto che questa chiesa era abbandonata da circa una trentina di anni, quindi tutto quello che vede, se vede il pavimento, è perché togliemmo un palmo di polvere e detriti che erano caduti. Le pareti erano tutte ammuffite, quindi facciamo questo grosso lavoro, intercambio tutto per poter fare appunto questa mostra. Questi sono dei reperti autentici che mettemmo appunto all'interno della mostra, e fu un fatto eclatante, perché per la prima volta in Italia la sovrintendenza archeologica e appunto la pontificia ci dettero dei reperti autentici, tanto più che dovevo garantire la sorveglianza giorno e notte, quindi mi toccò dormire anche dentro la chiesetta. Questo invece è un plastico che ricostruisce un po' come era il complesso costantiniano. Vedete il mausoleo, la basilica circiforme ampiamente descritta dal professore, i mausolei di cui vi ho parlato prima, e il recinto che completava appunto tutto il complesso funerario, perché questa qui, come abbiamo ricordato prima, era una basilica di tipo funerario, quindi il pavimento all'interno c'erano delle sepolture, anche una sola parte, quindi multistrato, quindi era prettamente cimiteriale, non c'era altro. C'era una grossa rampa di accesso che dalla basilica accedeva direttamente dentro la basilica, una grande scala per i fedeli, e questa rampa dove entravano i cani appunto con i morti, con i cadaveri. Questa è ancora un'altra rappresentazione. Tutto questo è stato realizzato dall'École Française. Quindi sono i francesi che hanno realizzato questo plastico, hanno fatto molti studi in questa zona, insieme ai tedeschi, Deichmann, Schirra, e noi siamo gli unici, sebbene il territorio sia il nostro, che non abbiamo mai scavato in questa zona. Quindi il nostro patrimonio è ampiamente sottostimato e sottosviluppato, no? Sottostimato. Questo è un plastico
un plastico che credo che il municipio realizzò negli anni 80, che io portai nella mostra. Come potete vedere qui ci sono delle foto delle didascalie, e costruimmo il tutto, anche le basi per poter attaccare la torre, l'impianto di illuminazione. Questo è un altro plastico, sempre degli anni 80, vede il mausoleo ormai dirottato. Questa è ancora un'altra immagine, ancora di prima. Questa è un'altra immagine, sempre del mausoleo. Vedete, il mausoleo si apriva anche, c'era uno spaccato che faceva vedere anche come era composto l'interno. Questi miei sono alcuni reperti che ci affidò appunto alla sovrintendenza e la pontificia. Questo è un frammento di sarcofago, vedete lo spessore, pezzo di marmo del sarcofago, dove lega il nome del defunto. Questi sono dei manufatti di fornace, diciamo, sono mattoni o tegole, e sono quelli che chiudevano i loculi quando le persone non avevano soldi per far fare una lastra di marmo. Quindi recuperavano dei mattoni. Io li ho messi qui perché è molto importante vedere questi bolli. Questo si chiama bollo d'oliaio. Il bollo d'oliaio doveva avere impresso il nome della fornace dove veniva costruito, dell'imperatore e soprattutto del console in carica dell'epoca. La carica del console durava 4 anni, quindi il mattone non si poteva usare prima delle elezioni del console successivo. Aveva un periodo di stagionatura di 4 anni. E tutto questo ci fa pensare alla serietà con cui i romani costruivano, tanto più che noi abbiamo testimonianze di 2000 anni fa che stanno ancora in piedi, mentre invece magari gli edifici più moderni, meno ai tempi di oggi, sono già crollati dopo 100-200 anni. Ecco, queste sono le lucerne con cui si andava davanti all'orlo, si accendeva e si rischiarava un po' appunto il logo del defunto. Ecco, questa è la famosa stele degli Emiles che è stata girata e utilizzata come lastra tombale. Questa è una visione d'insieme dell'attuale mausoleo restaurato di ingresso della catacomba. Questa invece è una foto che io a casa mi tengo molto stretta, molto grande, una foto degli anni della mia infanzia, diciamo, degli anni 50, quando appunto vedete il mausoleo era chiuso, con un muro di mattoni, un po' così provvisorio, diciamo. C'era questo muro che delimitava la proprietà delle suore, erano dei bandoni tutti arrugginiti, e qui c'era un cancello sistematicamente sempre sfondato, sempre aperto, dove si andava anche dentro a giocare perché non c'era altro posto dove andare. Ecco, questo invece vediamo il plastico che abbiamo visto prima con la pianta, appunto, vedete qui, Deichmann e Cia, negli scavi del 57. Questi due archeologi del 57 intrapresero lo scavo della Basilica Costantiniana, e attualmente si può vedere qualche frammento diciamo, all'esterno, mentre la parte finale, questa qui, quindi questa semicircolare, è inglobata in un edificio che attualmente è delle suore, è la cappella della Sacra Famiglia delle Suore. Questo è quello che vediamo adesso da Villa De Santis, un magnifico esempio di monumento funebre che cui sono particolarmente affezionato. Io abito di fronte a questo mausoleo, quindi quando apro la finestra la mattina me lo trovo davanti tutti i giorni, e ogni volta che lo vedo provo la stessa emozione del giorno prima. Quindi, e qui abbiamo concluso.
Vi ringrazio, ancora un momento, c'è Stefano Federe della situazione di Duas Lauros che vi metterà al corrente di tutto ciò che ha prodotto questo lavoro, i risultati che abbiamo conseguito e tutto quello che sta muovendo intorno a questo progetto. Grazie. Buonasera a tutti, sono stato già presentato dal prossimo decano generale della pietra, spero che non si offenda se vogliamo decano, ma c'è un motivo. Noi ci consideriamo i prosecutori del percorso originale della pietra che, come è stato già detto, è iniziato circa 30 anni fa. E lui è stato un antesignano del territorio di Duas Lauros, perché è fra i pochi che hanno cercato nei decenni precedenti di dare consapevolezza del valore che c'è nel nostro territorio, dei valori storici, culturali, archeologici, che sono qualcosa di cui forse soltanto recentemente si sta prendendo consapevolezza. Intanto volevo spiegare chi siamo, noi della Ondus ICT a Duas Lauros, e mi rendo conto che è un nome un po' strano. ICT significa Information Communication Technology, cioè oggi non si dice più informatica, si dice così. Noi veniamo dalla Olivetti, abbiamo cominciato nel 1980 e siamo orgogliosi di aver informatizzato il sistema pubblico, l'amministrazione pubblica, le banche, la piccola e media impresa. E vabbè, particolare, diciamo, poco edificante, siamo in cassa integrazione, ma questo vabbè, fa parte dell'attuale, è inutile che ne parliamo in questa sede. E a Duas Lauros è stato spiegato che cosa significa. A Duas Lauros siamo noi, a Duas Lauros è il quinto municipio, perché l'antico pretium imperiale a Duas Lauros, di proprietà della famiglia di Costantino, in realtà si sovrappone totalmente a quello del nostro territorio e trova i suoi limiti, i suoi limes, come li avrebbero chiamati i romani, nella via Prenestina e nella via Casellina. Ora, come stava dicendo prima anche il presidente Palmieri, è un momento storico, un momento importante per il nostro territorio, perché c'è un riscatto di questo territorio che purtroppo certi pellegrini, sto parlando del Messaggero e del Tempo, che sono due giornali prestigiosi e importanti, lo sono stati in passato, ci hanno descritto come una sorta di baliere di periferia in cui c'è delinquenza, in cui c'è degrado, in cui i cittadini vivono di, sembra, sovvenzioni del Vaticano, così ci hanno descritto, senza tenere conto, anzi cercando di nascondere quello che sta succedendo in questo territorio di storico, di importante, anche a merito del municipio di Roma Centro e della collaborazione che si è instaurata tra noi delle 20 civiche dell'associazione sul territorio e il municipio di Roma 5 che sta perseguendo lo scopo di una vera valorizzazione sociale, culturale, economica, perché quello che sta succedendo è questo alla fine. Leggo perché le cose che devo dire sono complesse e devo sintetizzare, non posso fare un discorso troppo lungo e quindi preferisco leggere. Il presidente del municipio Roma 5, Gianmarco Palmieri, è promotore di un progetto di individuazione degli itinerari della via Francigena nel sud, consistente nel gruppo di lavoro coordinato dall'assessore